Luca Lotti, era un grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! Tempo tra New Team e Bontono con il risultato di 2-2. Andiamo a parlare con i giocatori della New Team. Primo tempo che vi vede in parità sul risultato di 2-2. Qual è la tua diagnosi per questo primo tempo? Abbiamo tenuto, però non so, è la prima volta che gioco con loro, quindi non saprei dire. È la prima volta che gioco. Cosa c'è da migliorare per il secondo tempo? Sfruttare un po' meglio le poche occasioni che abbiamo davanti. Va benissimo, ringraziamo il giocatore della New Team. Andiamo a parlare con giocatore Popov del Bonton. Risultato di 2-2 per questo primo tempo, qual è la tua diagnosi? Abbiamo giocato abbastanza male, quindi possiamo vincere tranquillamente, bisogna solo giocare un po' meglio. Cosa c'è da migliorare per il secondo tempo? No, bisogna un po' più concentrati, questo è il problema. Va benissimo, ringraziamo il giocatore della Bonton, ti diamo il collegamento tra un po' con l'inizio del secondo tempo tra Bonton e New Team. Buonasera signore e signori, ecco a voi intervista agli MVP dell'incontro appena terminato, ricordiamolo, Bonton contro New Team 7-3 per il Bonton. Claudio Marrone MVP dell'incontro e Leonardo Guerrero MVP dal lato della New Team. Parliamo prima con Leonardo. Leonardo, sentiamo un po' la tua interpretazione di questa partita, com'è andata? Allora, facciamo l'interpretazione di tutto il campionato. New Team, bellissima squadra, sempre perso, abbiamo una differenza di 33 gol. Però la cosa importante è che noi ci mettiamo il cuore, che ci vogliamo trovare bene, sono allenatore della squadra ufficiale, però lui la penultima partita ho deciso di entrare in campo. Vorrei dedicare questi due alla Vialli, non so neanche chi è perché io di calcio non so niente. Vabbè. E quindi io ho fatto due gol e un assist, li voglio dedicare alla Why Are You Watching Me, mi hanno detto levati la casacca, la levo a sorpresa. Maglietta di Why Are You Watching Me. Bellissima! Sunglasses, aggiungeteci su Facebook Why Shop. Ok, perfetto. Ok. Dopo passa la cassa per pagare questa pubblicità. Questo è ovvio, questo è ovvio, questo è ovvio. Senti, Leonardo, siamo alla penultima di campionato. Sì. Cosa prevedi del prossimo incontro? Cambierà qualcosa oppure giocherete prossimo sempre con questo spirito? Pronostico, vinciamo. Contro chi giochiamo? Non lo so. Però vinciamo. Uniposca, Uniposca oggi hanno perso, quindi stanno nervosissimi. Bene, meglio così. Va bene, complimenti Leonardo. Vuoi salutare qualcuno a parte il tuo sponsor? Sì, la tua attività? Va bene così, Paola, ti amo. Okay. Complimenti Leonardo, inquadriamo anche qualcuno di loro, Enrico Campanile che è il capitano, questo è il nostro allenatore. Questo è l'amore di cui parlavamo prima, eccoci qua. Va bene, complimenti okay. Ragazzi, è stato un piacere. Alla prossima. Marrone. Enrico Campanile per te. Okay. Marrone, complimenti, grande grazie. Vittoria oggi di carattere del Bonton, autore anche di una bellissima tripletta. Ormai siamo abituati, ormai tu c'hai un bolide al posto del oggi piede, una bomba. Facilitato anche dall'assenza del portiere della squadra avversaria. Sì, infatti, oggi non è andata molto bene per la Nutibe, però questo non significa che possiamo elogiare la tua prestazione. Claudio, parliamo un po' dell'incontro, com'è andato? È andato bene, devo dire la verità, una squadra divertente. Comunque il migliore in campo che era qui prima al mio fianco ha messo a dura prova Davide Schiattarelli, il nostro difensore centrale, che gli ha concesso parecchi spazi. È stata una partita divertente, comunque bello sempre vedere nei vostri tornei anche squadre che magari anche se diciamo non hanno vinto nemmeno una partita, però comunque sono bravi ragazzi, divertenti, simpatici, persone a modo, e questa è la cosa più importante. Bravissimo, questo è uno dei grandi messaggi che vorremmo lanciare a tutti i clienti della SK, partecipanti della SK, che nei nostri tornei non conta vincere o comunque essere bravi, anzi noi cerchiamo di attirare le persone che vogliono un Bonton apposta, perché noi vogliamo un calcio un po' più bravissimo da Bonton, perché noi siamo scocciati, vedi, sempre il tennis, lo sport d'elite, esatto. La piscina, il nuoto, anche il calcio anche il deve calcio diventare d'elite, quindi tutti i gentili spettatori che ci stanno guardando in questo momento, se non sapete giocare a pallone è importante che sapete parlare italiano, non sempre il dialetto, non bestemmiate, siete ben educate, normali. 50% è tornato di eliminare questa frase che hai detto, però sai. Compresi organizzati. Come ha rovinato un'intervista? Guarda, è stato bellissimo. Vabbè, Claudio, senti, vuoi ringraziare qualcuno per questo bellissimo premio? Comunque. Ringrazio tutta la mia squadra, che anche se all'inizio ci sono stati un po' di difficoltà per l'approccio, adesso abbiamo trovato un equilibrio e quindi fa piacere che anche io, come anche l'altro compagno, ci vediamo tutti bene.
e ci baciamo anche una spogliatoia, quindi siamo tutti felici. Bellissimo, tanti gay kick. Ringraziamo anche Pasquale Riccio per l'assenza, perché grazie, perché il Bonton non poteva giocare, giusto, perciò quindi anche Cotini, che da Milano ci sta guardando, Vincenzo, perché lui farà girare questo video anche nell'ambiente su milanese, con me è diventato un con po' il nostro, il suo presidente, che è adesso il nostro attuale presidente del consiglio. Bravissimo, dove sta la Bocconi, complimenti, quindi pensa in Mondovisione proprio. Vedi, perfetto. Ringraziamo quindi il nuovo presidente commissario, adesso anche il commissario, esatto, commissario D'Amato. Ringraziamo Claudio Marrone, ringraziamo Cotini che ci permette di pubblicizzare il nostro torneo anche a Milano, ringraziamo quindi tutto lo staff e lo straniero Popov, in bocca al lupo a Bonton. Alla prossima, ragazzi.